Benvenuti amici di YouTube, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi vi porto una novità sul canale, ovvero un video un po' diverso dal solito, sotto tanti punti di vista. Primo perché sarà un motovlog, ma questa volta non sarà un test ride, ma sarà un giro in moto vero e proprio. E la novità è che ci incontreremo con un'altra YouTuber, ovvero Valentina, alias HP Bikers. Ora andremo a Casaggerola, dove ci incontreremo. Io farò anche benzina perché sono quasi in riserva. E poi entreremo in autostrada fino a Monza per andare a recuperare il resto del gruppo. Ok, benza l'abbiamo fatta. Siamo in perfetto orario. Noi aspettiamo che arrivano anche loro e ci avviamo. Interminabile attesa sotto il caldo. Eccoci qua, sono finalmente arrivati con un pochino di ritardo dovuto a lei. Anzi, più precisamente alla sua moto che l'ha... Ciao! Che l'ha tradita spudoratamente lasciandola a piedi. Quindi farà un po' di zavorrina oggi, un po' con lui e un po' con me al ritorno. Speriamo che si alzi sta stronza. Bella. Vi risparmio tutta la parte noiosa dell'autostrada, tanto è monotona. Vaffan... Pensa che è DB killerato, eh? Ma è giusta la strada? Secondo me no. Cioè, ma che cazzo è? Uno scherzo, era verde un secondo fa. Per me questa strada non è giusta. Un Duke! Dopo che abbiamo canato strada 300 volte, finalmente si legge Monza. Le valvole ringraziano sentitamente. Mamma mia, però, che amate. Adesso andremo a recuperare Chicco 77 e Jacopo. Jacopo, ovvero il diario del mototurista. Jacopo, ciao. Ciao Andrea. Tre sera giù integrale non l'avevo mai visto. Ciao. Ciao. Ciao Enrico. Andrea. Ma li avete fatto? Sì. Fratelli, che è successo? Batteria morta. E ora ci dirigiamo verso Consonno. Posso partire anche dietro. Tre moto, prima erano quattro, ne abbiamo perso uno. Andiamo a recuperarlo. Trovati. Aspetta, rifai, ciao. Due tornanti c'erano, me li hai già rovinati. Non volevate trovare una corsa in bici anche? Accontentati. Accontentati anche quello che chiedeva le sgasate. Che casinisti. Avvistati tre aerei. Sto qua spara delle fucilate. Mangio la targa, eh? Evita dosce. Ti vengo a prendere. Cavallamento. Bello, bello sto percorso. Guarda che bel punto panoramico, peccato ci sia un po' di nebbia. Guardate che roba. Mezzo alla curva, ma come cazzo si fa? Speriamo che non piove. Ciao soldatino. Belle ste strade da arrampicare così.
cieca tasta di legno. Urca. Saremmo quasi arrivati. Solo questa strada ce la giù anche il cartello. E allora più avanti c'è una sbarra perché teoricamente non si può passare. Ok. Vabbè, ma se è così piano piano ci passiamo tutti. Piano, perché figa, qua ci stendiamo. La cosa diventa già tetra. Oh. Olginate. Bello e inquietante. Madonna, questa cosa al ventre mi piace un botto. Fico, eccolo qua. Poche bimbi micchi con le moto. Non possiamo farle anche noi? Io mi rifiuto, guarda. Io la voglio fare. Eh? Io la voglio fare. Comunque inizio a fare un pezzo di motovlog. Io ho già paura. Siccome la signorina qua chiamasi anche HP Biker, si è rimasta a piedi stamattina e l'ha portata Alberto, adesso la porterò un po' io. Con scusa, che ho paura di volare. Che ho paura di volare via. Sì, ho paura di volare via un attimino, giusto un attimino, proprio appena. Era acceso almeno? Sì, 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 sì. Andando avanti secondi. Mi sa che hai preso anche il mio... Quanti fazzoletti c'hai? Troppo di allergia. Io li prendo per il rischio di raffreddore, cagarsi addosso, mangiare, qualsiasi cosa, ma a tipo 12 pacchetti non ci sono mai arrivato. Dentro uno. Un fazzoletto? Un pacchetto. Stavo guardando per terra e non in alto. E ce ne andiamo tristemente da consonno. Esatto. No, si sporca. Che figata il lago! Stavi cadendo? No, no, mi sono spostata io. Ah, ok. Woo! Ok. Ciao, alla prossima. Abbiamo appena finito di mangiare al Mac, sono le 4.35, quindi un pochino tardino, abbiamo tardato il pranzo. Adesso andiamo a Bellagio, poi saliamo sulla Madonna del Ghisallo.
guardate che bello tutto il lungo lago. Sinistra e destra. L'unica cosa, se trovate le macchine è un po' un problema sorpassarle, perché sono tutte curve e o trovate quello che vi fa passare, altrimenti... Nel frattempo ho rilasciato la zavorrina al capibiker ad Alberto, così non la faccio cagare addosso nelle curve e poi al ritorno la riprendo io. Guardate che belle queste curve, pennellabili. Non sbagliate, perché se andate a fare il tuffo nel lago, allora peggio vi schiantate nella montagna. Anche perché, come vedete, non è che sia proprio larghissima, eh. Guardi, con lo specchietto chiuso va avanti sto qua. Spettacolo. Guardate che bello! Attaccati! Attaccati! Bella sta strada. Non riesco a tirarla su, ma ci tocca. Ok, adesso rimettiti lì perché la devo tirare giù. Ok, piano piano. Qua c'è il monumento ai caduti del motociclismo. Ed eccolo là. Guardate che tornantone. Belli aperti. Per salire alla Madonna del Ghisallo. Guardate un po' chi c'è dietro. Anche figo il biker! Veniamo via dalla Madonna del Ghisallo e iniziamo ad andare verso casa, che siamo tutti un po' provati sinceramente. È molto tardi, sono le 6.40 e siamo a parecchi chilometri da casa. Cosa vedono i miei occhi? Semaforo rosso e un po' di bordello. Abbastanza. Solo un po' di bordello. Ma arriviamo più a casa stasera. Basta frenare. Aiuto. Alla prossima, eh. Alla prossima. Oh, chi si rivede? Iscrivetevi a HP Bikers. Sì. Alla prossima. Ma iscrivetevi anche al tracerista però, eh. Vabbè, prima ovviamente al tracerista e poi di rimando anche ad HP Bikers. Va bene. Boh, raga, anche a voi, eh. Ciao ciao.